Benvenuti, benvenuti a Movie Drugstore, il magazine del cinema che vi propone tante curiosità e novità dal grande schermo. Il nostro elicottero ci sta per portare uno dei mostri sacri del cinema italiano. Piace molto alle donne, ma è simpatico anche agli uomini. Sapete perché? Perché è uno dei massimi esponenti italiani del genere western. E se dico western, che cosa vi viene in mente? Ma i duelli. Che siano a mezzogiorno, al tramonto, in una strada polverosa o in un saloon, i duelli, le scene chiave dei film spesso sono accompagnate da frasi inquietanti, va a scovare curiosità e particolari intriganti, e questa volta ci guida tra colonne sonore che vi vedrà protagonisti, nuovi arrivi nelle sale. Che cosa hanno scoperto questa settimana le nostre telecamere di sorveglianza sul mondo dello showbiz e non solo? Allora via, in volo tra le skyline di Los Angeles, la città del cinema. Cominciamo. È bello. È alto, intenso, ci ha regalato pagine di cinema davvero importanti e indimenticabili. Il cliente del nostro drugstore di oggi è Fabio Testi, che piacere. Eccolo, ben arrivato. Molto trovato, piacere, grazie. Davvero, Fabio. Allora, io parto subito da una tua dichiarazione che abbiamo trovato nel tuo sito. Tu hai scritto: ho avuto il privilegio di vivere il mio sogno. Questo vuol dire che hai raggiunto il massimo che si possa chiedere alla vita. Poi hai detto magari forse non... Non certo, ci credo certo, tanto, certo. Momenti di scoramento, come si superano? Ma come tutti i lavori, praticamente ci sono i momenti. Vediamo insieme la tua carriera condensata in un minuto. Dici anche tu, noi non abbiamo detto niente, lì il tempo, come abbiamo visto, è vero. Sì. Comunque, i tuoi primi film sono stati in western, noi facciamo una cosa, ci spostiamo proprio nel reparto western mentre vediamo una compilation dedicata ai duelli. Devo approfittare assolutamente della tua presenza, devi svelarci qualche retroscena, cioè come si faceva a realizzare questi duelli dove gente che... la pistola velocissima. Era talmente forte che dovevi fare l'effetto di scappare indietro, allora c'è un'imbragatura da paracadute con una serie di elastici a 4-5 metri dove venivano messi in tensione gli elastici, sì. E al momento del salto, quando sparavano, staccavano il gancio e tu partivi dietro così. Ed era anche... il colpo in arrivo che arrivava. Fabio, senti, però parlando dei tuoi esordi, dobbiamo ricordare, l'abbiamo vista anche prima nella tua carriera in un minuto, c'era una volta Sergio Leone. Hai tu un ricordo personale o professionale di Sergio Leone? Personaggio, di una personalità unica sul set e nella vita completamente diverso. Cioè una cosa era il maestro, il regista... Non è proprio completamente diverso. La persona, ma tu com'è che hai cominciato a fare cinema? Com'è nata la tua avventura? Per caso. Sul lago di Garda ho costruito uno stabilimento cinematografico. Cavano i vari campeggi, i passeggeri un po' da controfigura, poi ogni tanto un piccolo ruolo. Una comparsa, figurazione, mi ricordo speciale. La prima battuta che ho detto, ero al timone della nave... È rotta e il timone affonda. Tra l'altro 52 ciak abbiamo battuto. Lui camminava, ero strafigo. Infatti poi da allora non ti sei più fermato e parlando probabilmente li hai attraversati tutti. Ce n'è uno che preferisci? Per rimanere in tema di duelli vorrei proporre a te ma anche ai nostri telespettatori una sfida particolare che non è una sfida tra cowboy ma tra due colonne sonore che ci hanno indicato proprio i nostri telespettatori attraverso il web. Le scelte sono state le musiche del Buono, il Brutto e il Cattivo di Ennio Morricone e dei Magnifici Sette di Elmer Bernstein e sempre sarete voi i nostri telespettatori a decidere quale sarà il vincitore di questo duello all'ultima nota. Potete votare attraverso Facebook e adesso ci ascoltiamo le musiche e vediamo alcune scene tratte dai due indimenticabili e memorabili film. Wow, wow, wow. Tu Fabio, quale delle due colonne sonore preferisci? Questa. Allora, voi se volete poi votare o sapere com'è finito questo nostro duello musicale, seguiteci su Facebook e lo scoprirete. Votate, mi raccomando, votate. Fabio, prima ci raccontavi la tua prima frase da attore, no? La prima battuta che hai dovuto recitare. Ma tantissime, ma adesso non. Vabbè, poi quando però... si recita, poi io recitavo molto in bel greco, in spagnolo, stavo dicendo che lo fa... Ballavi in spagnolo anche, scherzo. No, sì. Era Sirtacchi, ballavo in greco. Ho fatto la gag, ballavo in greco. Scusate, però ti ho chiesto questa cosa della battuta, perché noi abbiamo preparato un servizio sulle frasi celebri e indimenticabili della storia del cinema. Parliamo di accessori.
perché esistono accessori che determinano la personalità poi di ognuno di noi, e i cappelli sicuramente sono tra questi accessori. Ci sono personaggi irriconoscibili senza cappello, penso a Charlot, a Zorro, però anche celebri coppie. Gio Violanti ci racconta quanto il cappello nel cinema sia stato un vero e proprio protagonista del West, e non solo, diventando grande protagonista dei film. Ma ci voleva allenamento, certo, con il revolver. Com'è che vi... Ci allenavamo, come no? Come fondina messa a una posizione giusta. Sì. E continuando a fare girare dentro e fuori, dentro, di così, di così, di così. Arrivavi che alla fine avevi la vescica sul ditino, qui avevamo dei cerotti, molto cerotti, e il più bravo era quello che riusciva a imitare. Facevate a gara poi tra voi, c'era, immagino, John Wayne, no? Che sparava, poi la faceva cadere, la girava, la metteva. Che meraviglia, tutti i ciak si facevano, però, perché sul più bello, alla fine della scena, sbagliava la fondina. Delle cose bellissime. Devo ricominciare. Restiamo a Hollywood sempre per un'altra curiosità. Questo è il gesto, ok? No? Chissà quante volte l'hai utilizzato. Ma da dove nasce? Ok, ci sono tante leggende, e questa, insomma, ci racconta che intorno al 1880, siamo nel selvaggio West, c'è, cioè, un capo mandriano dell'Arizona che sui recinti degli animali scriveva con un gessetto le proprie iniziali, che era Erno, e poi è stato, ride lui, però è così, è stata usata nei film West. Cercare, per carità. E ormai è un termine conosciuto in tutto il mondo, anche se ci sono altre leggende che fanno risalire l'ok, invece come se durante la guerra, che diceva zero, ok, zero killed, perché durante una battaglia magari non era morto nessuno. Sapevi qualcuna di questo? Ti racconto un'altra cosa, sempre perché le nostre telecamere guardano il mondo davvero a 360 gradi, e siamo questa volta in Inghilterra. La nostra telecamera è puntata su Bradford, che sembrerebbe una Gotham City, perché c'è un uomo che si a volte ispirano, no? Talmente da immedesimarsi e cercare di, certo, interpretarli anche. Ah, il nostro sorvegliato speciale di questa settimana, anzi sorvegliata, è Giorgia Farina. Guarda con me, vediamo che ci racconta. E noi ci ritroviamo qui nel nostro reparto principale. Prima di lanciare i suggerimenti sui nuovi arrivi, io vorrei salutare Fabio Testi, però non prima di averti chiesto quali sono i tuoi prossimi impegni. Che stai facendo? Che cosa... Torno dal Festival Internazionale di quello che hai fatto prima ultimamente. Con una produzione in Siria ho girato un film, facevo la re dell'Arabia Saudita, le ultime settimane di vita. Anche un po' il ruolo, mi raccontavi, sì, che sì, è stato un ruolo, sì, anche difficile, complicato. Difficile, molto. Perché c'è molta oscurità in questo ruolo. Molto, esatto, molto particolare. Grazie per essere stato con grazie noi. Grazie a te, è stato davvero un piacere conoscerti. Ti faccio i complimenti, grazie. Sei bravissima. A te. Complimenti. Fabio Testi, grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, grazie. Ciao. Bene, adesso i nuovi arrivi. I tre suggerimenti di Movie Drugstore per chi questa settimana vuole andare al cinema. Io per esempio credo che andrò a vedere questo, perché finalmente ritorna Pedro Almodovar. Per chi ama la commedia, ci sono due dei suoi attori preferiti in assoluto, Penelope Cruz e Antonio Banderas. Il film si chiama Gli amanti passeggeri ed è una storia particolare che vede un gruppo di viaggiatori in pericolo a bordo di un aereo, con una serie poi di imprevedibili confessioni che li aiuterà a distrarsi dall'imminente minaccia. E cambiamo completamente genere, passiamo al thriller, perché sui nostri schermi questa settimana esce Sinister, protagonista Ethan Hawke. È la storia di uno scrittore caduto nell'anonimato che, dopo il successo, si trasferisce con la famiglia in una casa dove è avvenuto un efferato omicidio. Strano. Decide poi di investigare, ma le sue indagini lo trascineranno insieme alla famiglia in una spirale di inquietudine e terrore. E per finire, questa settimana proviamo a suggerirvi un film di genere horror. Si intitola La madre. Sono due sorelle che scompaiono 5 anni dopo lo zio le ritrova incredibilmente e con fatica cerca di riportarle ad una vita normale. Ma come hanno fatto a sopravvivere tutti questi anni da sole? E chi sono e di chi sono le voci, i sussurri che echeggiano nella casa quando le due ragazze vanno a letto? Presto la terribile verità per ragazzi. E per chi invece questa settimana vuole rimanere a casa, al calduccio, sul proprio divano, ci sono i film di Rai Movie. In particolare vi segnalo Vincere di Marco Bellocchio, in onda martedì 19 marzo. Ti devo Ma non parlare. Dimenticate che durante la settimana sono tanti i film per tutti i gusti che vi propone il canale 24 e Rai Movie. Vi ricordo inoltre che potete commentare questa puntata, quindi fateci sapere se vi è piaciuta o meno, non solo sui nostri account di Facebook e Twitter, ma a seguirci anche dal nostro sito internet www.rai.it.
www.moviedrugstore.rai.it. E sempre nel nostro sito potete trovare gli originali delle interviste di Livio Bescira alle grandi star del cinema. Adesso vi lascio con le offerte speciali che potrete trovare nel nostro drugstore lunedì prossimo. Partiamo proprio da Livio. Livio Bescira intervisterà Claudio Bisio, il protagonista di Benvenuto Presidente. Andremo a scoprire poi tutto sul fantasy. Gio Violanti ci toglierà ogni curiosità sui mostri nel cinema. E poi, come sempre, news, curiosità per tutti. Grazie. Alla prossima.